14, una gara per velocisti, ma attenzione, dal momento che ci sono stati conquistati oggi, quindi potrebbe nascere anche una fuga di gente fuori dalla classifica. Come dice Nicola Loda, Davide l'ha percorsa questa tappa, no? Quasi tutta in macchina, tranne un... quanto, Davide? A 200 in bicicletta. Metri, naturalmente. 200 chilometri. Abbreviamola. Written by the hands of God. Don't get me wrong, cause there's no time to you work at all. Ottava tappa, Gipponi Policoro. Per un centinaio di chilometri la strada è abbastanza bella. Per i restanti chilometri la strada è abbastanza bella. Sempre la strada è abbastanza bella. Perché? Perché non ci sono tante salite. Però sono quelle tappe che non finiscono mai. Underneath your clothes, there's an endless story. There's a man at yours. There's my territory and all the things I deserve. Secondo la 598, è una statale che va su piano piano, va giù piano piano, si volta a destra, si volta a sinistra, ma sempre molto dolce, non si arriva mai. I forgot the smart ways to ride. Mancano 25 km, la strada diventa un pochino più stretta, ma non troppo. Ma cominciano le curve. Dino, gli ultimi 6-7 km sono velocissimi. Strada leggera discesa, leggerissima, rettilinea. Siamo a Policoro. Finalmente, adesso si fa un giro di un paio di chilometri nel paese e poi finalmente il traguardo. L'ultima curva a 350 metri. Si mette su un rettilineo molto molto largo, molto bello. Anche l'ultima curva non è per nulla pericolosa, anche perché è leggerissima salita e non ci sono pericoli. Grazie Gino, mi raccomando. Sempre in bicicletta. Ok, ciao.